Via libera al piano industriale, non ancora alla ricapitalizzazione. Ieri i soci del CSTP, presenti con il 72% delle quote all'assemblea convocata dalla triade dei liquidatori, hanno approvato all'unanimità un nuovo piano industriale. Al comune di Salerno toccherebbe versare oltre 1.440.000 euro, alla provincia 1.200.000 euro, al comune di Cava dei Tirreni 374.000 euro e così via fino ai 9.600 euro di Corbara, proprietà del solo 0,2% delle quote CSTP. Ma ieri è stata anche formalizzata la richiesta di alcuni soci, Comune e Provincia di Salerno, Comuni di Cava, Scafati, Sant'Egidio e Fisciano, di gestire gli 80 esuberi del personale con il ricorso agli ammortizzatori sociali, in primis la cassa integrazione in deroga a zero ore, mentre il Comune di Cava dei Tirreni ha chiesto di non procedere alla vendita del deposito metelliano del CSTP appena 3 anni fa acquistato e inaugurato. Per la ricapitalizzazione occorrerà invece ancora aspettare. Solo il 24 novembre sarà in discussione l'operazione di investimento dei 4.600.000 euro recentemente imposte nel pagamento dal TAR alla Regione, che garantirebbero la copertura integrale delle perdite al 30 settembre 2012 e soprattutto la revoca dello stato di liquidazione.